Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale La Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare un buonissimo cheesecake al pistacchio. Buonissimo. A me piace tanto il pistacchio, spero tanto che piaccia anche a voi. Partiamo subito con i nostri ingredienti. Allora, per fare il nostro cheesecake al pistacchio ci vogliono 330 grammi di biscotti secchi a piacere. Io in questo caso quello che avevo messo, Atene, cornetti, insomma, l'essenziale che sono secchi, quello è l'importante. 170 grammi di latte parzialmente scremato, questo è per la base. Poi per l'interno ci vogliono 5 grammi di gelatina che io sto facendo ammollare in acqua fredda, 100 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di crema al pistacchio, 200 grammi di formaggio spalmabile, 300 grammi di panna che poi andremo a montare e ovviamente una teglia da 28 centimetri ricoperta con carta da forno. Iniziamo con lo sbriciolare i nostri biscotti, quindi in un frullino inseriamo i biscotti e frulliamo finemente. Allora, ragazzi, abbiamo frullato i nostri biscotti secchi. Mo' adesso con il latte inseriamo piano piano e incominciamo a girare. Deve diventare un po' pastoso. Allora, ragazzi, abbiamo finito di mettere il latte e come avete visto è diventato bello tutto appiccicoso. Adesso lo inseriamo nella nostra teglia e appiattiamo il tutto. Dopo averla stesa in teglia, la mettiamo in frigo nel frattempo che noi montiamo la nostra farcia. Adesso prendiamo il nostro formaggio spalmabile e lo inseriamo in una coppetta. Allora, dopo aver messo il nostro formaggio, inseriamo lo zucchero a velo e giriamo il tutto. Adesso inseriamo la nostra crema al pistacchio. Dopo aver girato il tutto, adesso andiamo a montare la panna. Dopo aver montato la panna, adesso prendiamo un cucchiaio di acqua dove abbiamo messo la nostra gelatina, la mettiamo in un tegamino, prendiamo la gelatina e la strizziamo bene, la facciamo sciogliere sul gas. Abbiamo sciolto la nostra gelatina, adesso prima di inserirla, inseriamo a cucchiaiate nella nostra coppa con lo zucchero, il pistacchio e il nostro formaggio fresco, la nostra panna e giriamo. Una volta che abbiamo inserito la panna, adesso possiamo inserire la nostra gelatina e girare tutto. Allora, fatto ciò, inseriamo la nostra crema nel nostro composto, cioè nella nostra base, e livelliamo il tutto. Dopo aver inserito il nostro composto e livellato il tutto, adesso possiamo decorare a piacere. Dopo che l'abbiamo decorata a piacere, la mettiamo in frigo per un 3-4 ore e poi ce la possiamo mangiare. Quindi ci vediamo tra un po'. Dopo aver fatto riposare il nostro cheesecake al pistacchio, guardate com'è venuto, una meraviglia, guardate, vi avevo promesso un pezzo, poterlo vedere, guardate che bontà, che morbidezza, guardate, una bontà indescrivibile, ragazzi, veramente buonissimo. Il pistacchio si sente, eh? È proprio la sua bontà unica. Beh, raga, mi raccomando, fatelo perché è veramente buonissimo. E mi raccomando, spolliciamo alla grande e mi raccomando ancora, iscrivetevi alla grande sul mio canale e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti!